Ah, eccoci qua. Te la fai a tenerle? Ma proviamo, proviamo tutti e due, dai. Ecco. Eccoci. Allora, andiamo. Via. Ah, va bene. We play not too long in the future. American challenges today and forge man victory up the mile. Si apre il planetario. Il planetario è il più moderno che c'è in Italia. È il terzo come dimensioni e nell'occasione, per l'inaugurazione del planetario, abbiamo l'onore di avere con noi Franco Malerba, che è stato il primo astronauta italiano e quello che ha fatto più di tutti i giri attorno alla Terra. 126 orbite attorno alla Terra, quindi credo che l'abbia potuta studiare bene da lontano. Nell'occasione apriamo il Museo Navale completamente rinnovato e raddoppiato come spazi. Tutti gli ulteriori spazi che abbiamo recuperato con un finanziamento ad hoc del Ministero della Cultura, intorno ai 600.000 euro, che hanno permesso di ristrutturare il museo, di allargare i suoi spazi. Quindi una giornata molto importante per la storia marinara della nostra città e anche per vedere meglio le nostre stelle in maniera tecnicamente evoluta, come sarà con questo planetario. Che dobbiamo fare divulgazione, dobbiamo portare al grande pubblico questa avventura dell'esplorazione dello spazio, che è un'avventura tra l'altro in buona parte finanziata dal denaro pubblico, quindi il cittadino ha anche diritto, oltre che piacere, di conoscere cosa si sta facendo e perché. E un planetario è uno strumento formidabile per parlare di questa grande avventura dei tempi nostri, che tra l'altro fa parte della cultura d'oggi. Quindi va benissimo, sono un po' geloso perché vorrei che ce ne fossero degli altri planetari in giro per l'Italia, magari anche dalle mie parti, in quel di Busalla, pensate un po' dove facciamo il festival dello spazio tra qualche giorno, ma un giorno o l'altro, magari con l'aiuto del sindaco Scaiola, ci faremo dare una mano per farne uno anche a Busalla.